Una serata per Telethon, per raccogliere fondi per la ricerca contro le malattie rare. Ma l'indignato Antonio Locascio si impegna molto dal punto di vista della solidarietà. Allora, buonasera a tutti, buonasera agli amici di Centropagina. Penso che sia il minimo, no? Sia il minimo dare una mano a chi ha bisogno. Io perlomeno sono stato cresciuto così dalla mia famiglia, dalla mia mamma e dal mio papà. Sono anche dell'idea che la solidarietà e la beneficenza bisogna farla in silenzio, bisogna farla senza le luci puntate, perché dopo non diventa più solidarietà ma diventa palcoscenico, diventa show. Però ci sono delle occasioni come questa, questa bellissima serata che ha organizzato Luca insieme a sua moglie, che bisogna far sapere. Bisogna far sapere perché bisogna essere trasparenti, e la trasparenza viene dal fatto che siamo tutti qua a dare questo contributo. Per quanto riguarda il resto, sì, io cerco di fare quello che posso, naturalmente nel limite delle mie possibilità, perché ho un lavoro, devo mandare avanti una famiglia, sono impegnato in TV, sono ormai un pendolare fra Roma e le Marche, ma la cosa bella è che ogni volta che posso ci provo, perlomeno ci provo, e questa serata ci tengo veramente a ribadirlo: Luca ha fatto, come fa sempre, dei miracoli. Perché questa terza struttura fino a pochi giorni fa non esisteva per ospitare tutte queste persone ed è stata appositamente creata per questa grande serata Telethon, per la ricerca. Quindi il messaggio che io voglio dare è quello di aiutare, se potete aiutare, aiutare la ricerca, perché solo grazie alla ricerca si può veramente cercare di essere felici un pochino di più noi e le nostre famiglie.